Allora, Stefano Santarossa, presidente dei radicali friulani, parliamo di svuota carcere, con la vostra posizione a tal proposito. Allora, in Parlamento e in particolare i 6 deputati radicali si sono astenuti sul provvedimento, in quanto noi riteniamo che quella non sia una situazione risolta con la svuota carceri, perché non basta. Il voto di astensione significa comunque prendere distanze da il partito della Lega Nord Tanzania e dal partito dei Di Pietrini Forcaioli, che invece ne stanno facendo una battaglia demagogica semplicemente per racimolare voti. La nostra posizione invece è quella di discutere di amnistia. Amnistia, parliamo, lo ripeto di nuovamente, per i 10 milioni di processi che attualmente non hanno soluzione. Di quei 60.000-65.000 detenuti, ricordo direttore, che ben 27.000 sono ancora in attesa di giudizio definitivo, 12.000 sono in attesa del primo giudizio, quindi evidentemente una situazione che non funziona, perché allora il tema è questo, una giustizia che non funziona. È prima di tutto un problema per i cittadini, certo, che non vedono risolto e vogliono vedere giustizia sui reati che non vengono perseguiti. Allora, di fronte a questo, bene ha fatto invece, torniamo su altro tema, che su quello invece, tra l'altro abbiamo appoggiato una posizione di un leghista, per invece affermare la responsabilità civile dei magistrati. Allora, serve davvero quella riforma della giustizia che da anni richiediamo. Il referendum, voi, me lo ricordo, 85% dei cittadini disse sì. E il referendum Tortora, sì, no? Quello famoso per cui chi... Perché ci si dimentica poi, no, di questi fatti? Chi a quel tempo è accuso Tortora, oggi è al massimo della... come magistrato dello stipendio, no? Quello che ho comunque... E Tortora è sottoterra perché a causa di quello, no? Allora, queste sono le storture del sistema italiano e questa davvero sarebbe una riforma, e mi sembra che comunque questo governo dei passi li stia facendo rispetto alla incapacità totale dei governi precedenti. Stefano Santarossa, presidente dei radicali friulani. Grazie a voi. Del resto può piacere o non può piacere Mario Monti, però sta facendo quello che i politici dovevano fare da anni ma non hanno mai fatto per paura di perdere voti. Punto e a capo.